Oh, siamo tornati. Perché non mi mette più pause questo? Perché si metteva così. Ho sempre la sensazione di essere super pesante con questo. Già c'era lei l'altra volta. I'm surprised to see who's well alive. Oh, where are my manners? I'm Cecile, and I serve the Archbishop. I'm the only one left. Everyone's dead. From the petrification disease or from the monsters. I didn't die. But my heart breaks more each day. Can you do me a kindness? Bring me the holy mark from the Archbishop's quarters. The Archbishop was a true saint. He was my savior. If I write his words into my heart, maybe it'll give me the strength to carry on. I can't die. But perhaps this can help me live again. Quindi vuole il marchio. I can't die. Ok. Ma siamo boh, io non sono sicuro che c'era l'altra volta così. Cazzo non so. Però mi ricordo di aver liberato qua. Quindi possiamo passare. Cazzo, questo è troppo pesante. 66, 47. Ah, però. Ah, no, no, posso andare di qua. Boss? Cantarode, poiché è un nuovo santo giunto, io Sant'Andreas. Mannaggia la misero. Consacrerò questa te. Bravo ragazzo. Provocare spettro, no? Quindi qua possiamo aprire la porta, però direi ancora di no. Me ne andrei di qua. Di qua perché perché di qua perché non era che era arrivato sì da di là ed era arrivato di qua. Facciamo un gettino. Resistenza speciale. Olè. Un gettino pure là. Ah sì sì. Ok, vedo sono venuto. Qua si può andare avanti. Nemico più avanti. Diario dell'arcivescovo. Che dice arcivescovo? Cecil sta di nuovo male. Oggi i fratelli Adams. L'hanno trovata incosciente sul ciglio di uno strapiombo e l'hanno riportata indietro. Se si tratta di un lieve sonnambulismo, va bene, ma temo che sia di nuovo la sua vecchia compulsione per il sangue. Oh. Tipo una vampira. Conosco le sue forti convinzioni meglio di chiunque altro, quindi è davvero un peccato. Dio sarà contento della penitente. Forse dovrei chiedere l'espiazione per aver visitato l'isola degli alchimisti. Ho in mano la reliquia, grazie a lei non permetterò più a quei bastardi di rovinare qua. Questa purificherà la città. Forse è stato un errore accettare quei ragazzi fin dall'inizio. Questo disastro è stato un giudizio divino. Avrebbe dovuto essere allontanati 30 anni fa. Avrebbero. Ma questa sarà la fine. Krat è una città benedetta da Dio e io, Andreus, verrò a salvarla. Bravo. Perché io e chi lo sa. Perso un botto di vita, porca miseria. Marchio! Ah, ma è tipo un patto, vabbè, quello suo, sì. Quindi... non credo che ne basterà uno. Passaforte. Struttura rinforzata. Struttura rinforzata sarebbe questa qua. È più pesante. Tasso di riduzione dei danni fisici però da 15,85 a 20. Se la mettiamo arriviamo a 50. Prima c'era questa. No, teniamoci ancora così, poi la mettiamo
Oh no. Interessante. Potremmo già parlare con lei, con Cecile per il marchio, però. Mi piacciono i libri. Nice shot. Sono venuto, sì. Ah, ascensorino? Ma sì, dai, vediamo dove va. Teniamo d'occhio questo lato qua. Non si sa mai che qui ci stanno passaggi segreti. I need to grab my share and leave. Dove vuoi arrivare tu, signore? A Well, that's odd. Lidoro. I thought I was the only one with a sound mind here. Sure, I don't need to introduce myself. Note these golden wings. Yes, you guessed it. You don't know who I am. Preposterous! Everyone in Kraat has heard of me. No. Do you live under a rock? I'm Alidoro the Hound, treasure hunter extraordinaire. Yes, yes, it's a nickname. I ditched my real name in the past. I'm looking for other survivors of this disaster, but it's been a lonely search, and there's danger around every corner. Do you know of a place where I can take refuge? Preferably someplace clean and comfortable, you know, civilized. Fabbrica di veneno. L'hotel. Hotel Kraat. Of course. A haven for all. And it's still safe and sound, you say. Sì. I have a lot of searching ahead of me, so why don't I lighten my load? Consider this an act of charity. A thank you gift. Marchio. Take it. No. A Brasile. Since you're so helpful, I'll give you a peek at my collection. Show me what you're worthy of. Uccidi invece forti per ottenere ergo raro. Alidoro è un cacciatore di tesoro che raccoglie questo ergo raro. Puoi scambiarlo con le armi e gli amuleti preziosi di Alidoro. Vabbè, sappiamo, insomma. E se l'avessi mandato alla fabbrica, non sarebbe morto, o forse sì. Poi però. Interessante. Amuleto del danzatore. Permette di schivare anche con poca energia. Aumenta l'attacco dell'arma in proporzione al numero di slot favola. Va bene. Se guardia perfetta riesce, aumenta temporaneamente i danni inflitti agli attaccanti. Questo è bello. Amuleto della conquista. Poi abbiamo una spada che scala. No. No, non la posso prendere, forza motrice B, tecnica C, ci vuole questo qua, Agreanz, tecnica A, forza motrice D, poi abbiamo qua tecnica C, però questa è una spada flessibile, assetto spirale, no, ci vorrebbe questo qua, quanto volevo questo? Ah, proprio vuoi l'ergo dell'eroe rotto. L'ergo dell'eroe rotto. No, non vogliamo il gas. Vabbè, glielo potremmo dare. Cioè, io potrei darglielo. Scusa, quanto è 104? 104, 75. Va bene.
As a descendant of aristocrats, the very best families, I have a duty to the common people. I live my life fulfilling that duty. And part of that duty is ensuring these items are returned to their rightful owners. What I'm showing you is just a portion of the collection. If you come to the refuge, we'll be able to continue our confabulation. Until then, remember this hound when golden... Okay. Io faccio 168 però, tanto di più, anche se siamo molto più lenti. Tecnica B. Vabbè, super interesting comunque questo incontro, Alidoro. I am Alidoro. Quindi direi... Boh, aspetta, vediamoci ancora un po' il panorama da qua. Fabbrichetta, quello è il municipio. Fabbrichetta, municipio, e lì è la cittadina. E l'hotel è quello lì di là. Mannaggia la puttacchia. Ok, adesso ci guardiamo invece quest'altro lato. Maldoro. Ah, no, ho capito, guardate sempre lo stesso lato. Oh, vabbè. Lasciamo aperto. Questo oggettino. Boss fight. Certo che poteva andare il marchio a quello. Ah, è giusto, c'è il problema. È l'arcivescovo. Buongiorno. Eh sì, Beh. Non gli do fastidio, No, si è tolto la maschera. E qua ci voleva il fuoco, cazzo. E invece vengo con la pistolina. Interessante. Eh sì. Porca troia.
Corto. Proviamo un attimo questa cosa. Ma 69. Aia. Minchia, se si fa male così. No! Aia! No, sto morendo! Annaggia! Anche col fuoco l'ho devastato. So se lasciare la... come si chiama? Il fucilotto. Ma sì. Lo sappiamo, Decai. È tosta quella. Minchia, butta giù la vita in una maniera allucinante. Tra l'altro mi sono dimenticato pure di usare la palla. Arcivescovo! Ah, potevo andare di nuovo dalla signorina. Minchia. Scusami. Vabbè. Bellissima, ci esco, ma cosa mi combina? Senza stare. Aia! Vabbè, va. Quindi... di nuovo con poca vita. Lo sapete. Voilà. Però è troppo easy, no? Ma ci sta un'altra parte. Sì.
Sì, eh. Era in casa l'arcivisco. Mazza lì. Se non fosse venuto la maschera era meglio forse. Quindi seconda fase. Bella merda. E voilà. Risolto. Oh. Che sta finendo bello. Aspetta che l'ho fatto. Allora, questo si gira. Aspetta che... Ah! Eh sì, eh. L'oro sarà la nostra tomba. Vabbè, però è super sofferente al fuoco. Quindi direi di mettere il braccio a fuoco e spariamo. Cambia le Jones. La mega. Poi per il resto non è particolarmente difficile. Sinceramente non penso nemmeno che serva lo specchio, però se proprio non riesco a farlo. Voglio dire, qualcuno mi chiamerà codardo. Oh! Vabbè. Niente, ma quando mai abbiamo fatto queste cose? Aspetta. Vabbè, è buono, non lo so. Ah, vabbè. Si brustolisce o no? Oh, mamma mia, quanto si vuole lui. Forse devo usarla dopo col cacchio. No, becco troppi danni. Becco veramente troppi danni. Hai catto la vorpe. Ah, vorpe. Chiaro, se mi fa male sto bastardo. Sto pezzetto di cacchio.
Vabbè. Ottimo, subito così. Alla fine non è che mi servono tantissimi di questi pelli. Ah dai! Niente, vabbè dai, lascia ragazzi. Ah giusto, l'attacco alla mia, niente, cos'è? Minchia, mi sono dimenticato, cioè proprio zero, guarda. Zero fiaschette, ma che cacchio faccio? Ma dai! Guarda. L'attacco con l'altro, me lo dimentico sempre l'attacco con l'altro. Il terzo colpo con l'altro braccio, porca miseria. Sì, ma poi arrivarci con una fiaschetta, che significa? Guarda, non sono nemmeno attacchi su tutti i lenti. Faccio veramente cagare. Questa favola, non la utilizzo mai questa favola. E niente. Proprio di me, volevo proprio beccare danno, altrimenti non sono contento. Madonna grande! E quando mi devo lanciare? Mamma mia che schifo! Niente, oh! Ma scusa, ma quando?
Non è che sto messo benissimo. Oh, io non sto prendendo un cazzo, scusami. Ma io non ho capito niente di quello che è successo là. Ma perché attacca più avanti? Quindi la telecamera rimane sotto. Ah, facciamo così, va. Oh, thank you. Just see a reminder of the quiet power. Vabbè. It's a reminder of the quiet power of faith. Lo ricorderò per sempre. Grazie. L'esistenza di attributi per la maledizione lì, vabbè, ma non è che ci interessa. Spettrino! Al spettrino caro! Sì, sì. No, perché si può fare, però, diciamo, se può fare, lo può fare qualcun altro. No, si può fare, però andiamo così. Non so se mettere già... No, il fuoco me lo tengo per dopo. In realtà, noi potremmo mettere... Ecco, al posto di questo mettiamo questo. Benissimo, Davide. Vabbè, comunque ce l'abbiamo là. Ottimo. Bello. Meglio di prima, praticamente. Bella, dai. Niente, oh madonna, santissimo. Entriamo per qua. Ok. Ehi. Ehi. Ok, ci caricano la vita, fuoco, no, non questo. Andiamo. Era sto attacco. Madonna, che botta. Un laserone. Che potente, eh? Dai, Spettro, mi aspettavo che durasse meno, in realtà. Comunque,
quando la incendiamo, quando la... cioè quando prende fuoco va proprio giù di brutto. Questo 2 non lo penso più. Niente. 3 4 Ah, fanculo. Basta. Non so se vedrete. Non ci rimango. Non ci rimango. Madonna santa, mamma mia, quanti errori, mamma mia. L'ultimo colpo me lo deve dare lo sforzo. Raga. Ce lo dai? Ah, vado. Ok. Vamonos. Minchia, già atterrato. Quindi lui sputa e lui batte a terra, ma è ad aria. Quindi mi acchiappa comunque. Se mi proteggo, quanto mi leverà? Sì, comunque, ridendo scherzando, cioè, quanto mi sta tenendo qua sto stronzo? Arcivescovo dei miei stivali. Già il terzo. Ale. Vamonos. Mamma mia, che palle veramente. Che palle. E che palle sta cosa, mio Dio. Oh, quanto godo. Aia.
grande ragazzo, grande. Adesso vediamo un po' se va meglio. Olè. Se mi sto nell'angolo non è bello. No, no, ho evocato lo spettrino. Che mi dà la mano. Quanti perdi, raga. Oh, pensavo che si stava girando. Niente, questa proprio zero. Mi sento di qua. Scusa, forse lo volevo attaccare pure dall'altra parte. Provo a incendiarlo di nuovo. Sto riprendo di nuovo un po'. Okay. Eccolo! Ah beh, no. Si può resistere là. Quanto tempo? Vabbè. Fai quella alta, ci divertiamo. Vieni qua. Grazie scarpe. Bastardo. Oh, dai. Mamma mia. Ma cos'è sta cosa strana? Non so, sto gioco è proprio strano. Ale, ho evocato lo spettrino perché da solo ci mettevo troppo tempo, cioè mi dovevo studiarlo un po' di più. A parte che veramente io avrò perdiato l'attacco. No, ma a livello di cinematic, di cose, sta parte qua è un po' stranuccia. Il vostro spiritello che se n'è andato, del cacchio. Ma cos'è sta roba? Ma quando è successo? Ma poi so io che lo vedo che va a scatti, o va a scatti sto gioco? Va a scatti. And now the stage is set. The stage is set. E abbiamo settato lo stage, amico. Ok, non è Geppetto. E poi lo spettro ha un'arma. I want to go back to the old Krat. The old me. Before the greed overtook. Volevi, amico bello. Che vuol dire modalità lenta? Spiegati. Abbiamo troppi problemi con questo streaming che non va bene. Che significa modalità lenta? Quanto abbiamo? 13.000. Allora voglio tornare solo a parlare con la tipa. Ah, ci dice qualcosa dell'accesso. No, comunque andava andava proprio male in quella cinematica, quindi... Oh no! Cecilia! Confessione scritta. I dischi che accendi durante il gioco possono essere riprodotti mediante il grammofono all'hotel. Ascolta la musica dei dischi per ottenere umanità. Umanità? Sono una peccatrice che in passato ha ucciso persone innocenti. Non sono riuscito a sopprimere il mostro che in me. Sono l'arcivescovo che mi ha salvata.
Certo, era un essere umano che commetteva errori, anche i santi cedono le ricchezze al potere, ma almeno posso vivere con me stesso e questa è una grande benedizione. Quindi sì, credo che fosse un santo. Ora hai aperto la seconda strada, grazie per avermi permesso di vivere come un essere umano, non come un mostro. Addio. Ecco, andiamo a sentire questo disco, che ti devo dire? Mettiamo pure un livellino. Comunque, adesso ancora non mi hai spiegato che cazzo vuol dire cosa lenta. Tra l'altro, perché io non li vedo questi messaggi? Non lo so, ma che cazzo ne so io. Dottoressa, chiami un dottore. Sì, mo vado a sentire questo. Ah, quindi non ti fa scrivere un tot di roba. Sì, uno a vita sicuro e la tecnica è già 25 in realtà, che cosa ce l'ha? Siamo sviluppo? Sì, dai. Sviluppo va pure il braccio, quindi ci serve il braccio, è utile, è utilissimo il braccio. No, l'arma non la. Non la voglio ancora aumentare. È a più 3 adesso. Non so se portarla a più 4. Ma io non ho impostato proprio niente. Che imposto? Cosa imposto? Nuovo edificante potrebbe portare alla frenesia burattiniana. Non ha senso, ricorda che i burattini non possono contrarre la malattia, ma i burattini non dovrebbero nemmeno diventare ostili. Sono creati per obbedire e proteggere gli umani e non infastidire con le loro fame, perché i genitori danno la colpa a me. Pensi che abbia collaborato con gli alchimisti per diffondere il morbo, che tristezza. Per questo il mio unico desiderio è che tu rimanga un bravo ragazzo, senza risentimenti né bugie. The Non lo city so. No, of Crot. Ask me any question. che. Non so se adesso vado al suo quartiere, però. Perché se volessi potenziarlo, lui vende le manovelle. Sì, dell'impugnatura, materiale di alterazione dell'impugnatura, tecnica e sviluppo, equilibrio per armatura distanziata. Sta roba potrebbe essere pure importante, capisci? Cioè, nel senso, però non me la sento ancora di comprare questo e You know that potenziarlo. stalker? Wow, I haven't seen him in person. I'm so glad that someone so kind has re- You're not the only one who's curious. My looks give it away, don't they? But I Ma wouldn't be sì. much of a tour guide. All I my family was a house of weapon specialists. Oh, stai It's parlando? quite a reputation to live up to. But that's their reputation, not mine. And they I suppose my only connection to them would be weapons. Non so. Però ne sono solo 4 di queste pietre. Ma sento io. Scusami, però le dovrò trovare queste pietre prima o poi. Mi sa che dobbiamo andare. Tecniche B. Però se ci metto un'altra manopola della tecnica. Ma intanto un livellino ce lo prendiamo, dai. Meglio così. Sto giradischi. Ecco.
carino. Country? Cioè non è malaccio. Sì, non la sentiamo tutta. Carino però sto fatto. Ah signori, continua a cambiare e cresce. Va bene. Dottore, andiamo avanti, che dica? Teletrasportiamoci. Perché 40 minuti ancora non abbiamo fatto niente, quindi... Io, se devo essere sincero, non mi ricordo nemmeno che cazzo dovevo fare sta cattedrale. Ma non importa. Non ho visto se c'era il cane Alidoro. What in Crot's name happened here? Quasi ci mettiamo più giù. There's gotta be someone at the hotel who knows something. Mamma mia. Sentiero del pellegrino. Cazzo, che... Ma che cacchio. Bastardo. Ah. Frattura. Mancarlo a lui. Allora. Tubo affilato. Pietra. Once Crot was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Crot. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Crot's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Crot's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. È rimasto, è vecchio questo, però è rimasto in piedi. Qui ce n'è un altro.
Stargazer Activated. No. Veloci, questi qua rapidi. Oh. Sì. Ciao. Ciao. Aspetta un po', perché ora ti sono a vedere. Addirittura Perry, che ti serva la lezione. Mamma mia. Ha un'arma, la lancia di cristallo acido impegnato in lancia. Com'è? Scala in sviluppo. Pugnale, dovrebbe essere l'arma 100, peso 9, pesa molto meno di quella che ho io, no? 16. Irradiamento. Ma io prima sono passato qua senza prenderle queste due. Cosa là, lo stocco. Scusa, quanto arrivo con questa pure? 53, che peccato. L'aveva visto. Caricatore. Aumento di ergo. Beh, lo sento ma non lo vedo. Adesso lo vedo anche. Minchia. Vado. Due ferette sta merda, fanculo. Ah. Andiamo di qua. Proverei più che altro a lanciarmi da qua. Bene. 70 alla fine. Sto chiamando il padrone.
fatemi capire. Io mi sono lanciato là. Qua sono sceso, quindi è sempre la stessa strada. Va di qua. Poi c'è questa che ritorna qua sotto, sì. Allora a posto, allora non c'è nemmeno un bivio, praticamente. Abbastanza. Ah, è. Uniforme. Lineare, direi. Sarà nell'acqua? Sì. E... non ho visto nemmeno che cosa mi ha dato. Ah. All'improvviso. Ne stanno cacciando i materiali da... Da creazione, quindi secondo me è arrivato pure il momento. Ingresso dei bassi fondi. Dun 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 dun. Nessuno alle spalle, vabbè. Aia! Che bastardo! Bella Davide, bella bella bella. Oh, quanto duro. Aia. Incredibile come non riesco a prendere sti cazzo di attacchi. Mi viene da piangere. Qua ci dovrebbe essere la shortcut che ci riporta al falò. O sbaglio. Sembra la stessa casarella. No, lì c'è. No, addirittura un'altra. Forse però è nella zona. Qua c'è. C'era nello spazio. Attenzione! Chi è? Uè. Quindi di qua non si va da nessuna parte. No, scale non ce ne sono per salire sui tetti. No, dai, stai qua. Quattro persecutori accusati di furto, aggressione, manomissione di cadaveri e altri gravi crimini. La loro base è il quartiere. Oh, Malum. Perciò fate molta attenzione in quella zona. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo parlare anche con la tipa alle pelle del quartiere. Oh, Geppetto forse. Venga. Fate attenzione. E lì si scivola. Potrei lanciarmi, ma preferisco finire prima qua. Benissimo. Trovare un disegno nella baracca da pezzo è proprio il senso successo nella vita coppia.
Davide Cotto. Ha senso? Io sono convinto che qua intorno ci sta quello shortcut. Ok, qua dove saremmo scesi prima. Qua dietro ci sta un cazzo. Quindi abbiamo... ci sta l'ascensore e il prossimo titolo in live. Porca puttana. Porca puttana. Questo sarà il mio prossimo titolo. È aggressivo questo. Vabbè, sì. Non mi darà mai il tempo di... No, vabbè, dai. È aggressivo il tipaccio qua, eh. Ma poi che cazzo di... Ma che titoli vuoi che metta? Ma che titoli vuoi che metta? Guarda, è questo. Ma deve essere per forza qua dietro. Cioè, è proprio questo. Dove cazzo era? Mannaggia. Tu c'hai ragione, cazzo. Tu muori però, non mi avevo fastidio. Ma è morto col primo colpo. Scommessa, mi staranno seguendo? O forse no? No. Alla fine questa gente va bene. Sapevo. Niente, oh, niente. Oh. Dai. Ecco. Come no? Va bene, quindi eravamo andati di qua. Okay. Mi sembra che era di qua, no? Sì. Prendere fuoco? Please? Ok. Ah vabbè, bello. Tutti e tre abbiamo, ma quanta vita fa?
No! Bastardo! Vaffanculo! Mamma mia, chiave della baracca dei bastifondi. Oh madonna. Ah, aspetta, sto andando con video perché pensavo che era qua lo short. Ma forse no. Ah, chiave della baracca. Sarà di qua. Ah, qua siamo dall'altra parte dell'ingresso. E lì ci sono le scale. Niente. Niente, 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 niente. Qual è sta baracca adesso? Qua non c'è un cazzo. Ah, questa. Stella Occhierino. Che c'è? Convertitore di resistenza della corrosione Belford Superior. Mia madonna. È un po' più pesante. Tasso di riduzione di danni fisici, fuoco e assalto meno. Assalto elettrico. Tasso di riduzione di danni da acido e fuoco di più. Tra l'altro pure un bel pezzo in più. E che è importante questo pezzo, mi sa. Tasso da acido. Solo quella da elettrico scende un pochettino, però. Se non abbiamo. Tra l'altro dobbiamo. Dobbiamo tutelarci. Insomma. E che è? Siamo qui a prendere schiaffi da tutti quanti. Allora, siamo una sola fiaschetta. Ma questo già l'ho usato? Ma vale una sola volta per sempre proprio? Vai, andate pure l'ultima fischietta. Non ci sta niente. Ponte dello zoppo. Un altro piove. Attenzione, fa male se fa così. Fegati. Saliamo di qua. Ma chissà quella cazzo di porta. Perché secondo me adesso cioè è troppo lontano. Qui come zona. No. No,
Caricatore, frammento di erba, frammento di stella. E beh, e queste? Acca! Duro, devo entrare qua dentro. Ho uno stargazer? Ho l'ito stargazer? Verbale dell'interrogatore della sezione degli spazzini. Nome del personale sconosciuto, affiliazione degli spazzini, nome in codice... Oh, gatto! È entrato nel gruppo come apprendista persecutore, ma è inattivo. È stato denunciato più volte per aver ignorato i suoi superiori e trascurato i suoi doveri. Nell'ultimo anno è stato in contatto con la Volpe, una persecutrice bastarda. È indagato per aver divulgato segreti interni, ma non ha ancora risposto. Invece per la Volpe, come accade per i bastardi, si presume che sia stato estromesso dalla successione nobiliare. La cosa interessante è che afferma che un gatto è un bastardo della famiglia. Quindi, in altre parole, il suo fratello perduto. Se le informazioni di cui sopra sono attendibili, il gatto potrebbe essere una spia, giustamente. Si tratta di un interrogatorio non ufficiale, quindi non ci sono restrizioni ai metodi disponibili. Now, here's a safety reminder for all the malcontents of the Marlin District. Wee. A nasty puppy has invaded our territory. Il territorio. Fate attenzione. Oh no! Ma chi è che parla? Questa risata è carina, però. Facci il culo a tarallo. Sì, ma... cioè, ci deve stare uno stargazer. Attenzione, mi sono ricordato una roba. Porca miseria, vuoi vedere che... Voi vedete che è così. Quanta strada ho fatto. ne sono convinto. Immaginavo. Pinocchio, scarabocchi di abitante. Io non so se rinascono tutti quei nemici, però io non posso stare mica senza fiaschetti. Che dice questa letterina? Cercate, no? Qual era la letterina? Scarabocchi. Tutto è cambiato dopo che il dottore ha diffuso la medicina blu. Ho seppellito mio fratello. Non so nemmeno se fosse lui. Chi è il dottore? Quindi c'è il piccattino che vediamo un po'. Ci permette di andare di qua. Senza nemici. Ah, qua li abbiamo invece. Sì, ma noi li evitiamo tranquillamente. Perché siamo troppo fighi per loro. Ah, c'è il ponte, sì. Questo
cazzo sul ponte li facciamo. Perfetto. Rientriamo in città. E quindi andiamo a scovare un po'. Questi non sono burattini di sicuro. Una scala. Memoria di Bloodbot. Andiamo prima su. Si va sopra. Oggettino. Più su ancora. Chissà. Bolla di resistenza speciale, però dice. Che ne ho già tre. Realizzate per migliorare la resistenza speciale di un burattino, se utilizzate migliore resistenza. Ah, scossa, frattura e malfunzionamento. Mentre questa fa scossa elettrica, deperimento e corruzione sul riscaldamento. Ok. Fioco. Qua. Voilà. Perfetto. Un po' più altino. Ma nel dubbio, guarda. Ah, ma io ce l'ho, figurati. Secondo me lo devo togliere. Ah, vedi che ho sbagliato adesso? Ah no, adesso non siamo arrivati. Eccoci qua. Benvenuti al territorio della confraternita dei conigli neri. Ricordate, chiunque non paghi... Perché sono così veloci sti cosi? La tasta di protezione intanto finisce dritta nella bara. Sono troppo veloci. Perché? Oh, Stargazer. A Giovincelli. Oh, I saw you go into the factory. Ma sei qui? But you're here. So, wait. You came out of the factory? I thought you would have been burnt to a crisp. But look at you. All intact. Brother, being too frank is rude. We should praise him for being stronger than he looks. Why not join forces? Play our cards right, and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood, the baddies who torment the residents around here. We heard their hideout is stuffed with treasure, and it's a good time to liberate this place as well. Pretty sweet deal, don't you think? All you have to do is create a distraction. That's it. The rest we can handle. So, you gonna do it? Ma sì, smart dai. Choice. Look at our smart friend, Gatto. We're no slouches in the fisticuffs department in a pinch. You lead. We'll bring up the rear and watch for hidden threats. I like it. What do you think? Not bad, eh? Our new dumbass. Ma... Mi vogliono fregare, schippè. Quanto sono scarsi, scusami. Ah,
Niente di meno, quel gatto, quel cane ha devastato sto cancello. Aveva di vita. No, fanculo. Adesso dobbiamo risalire. Questo è mio però, eh. Assaggia la, il miglior vino del mondo. Ah, certo. Filato, frammento, andiamo sopra, whoa, hold up, it's been a while since I worked like that. I got eight, you know, and I wouldn't want to cramp your style. I'll take a breather here, then catch up later. Quindi lotta, che infami sti due. Puoi entrare? Direi di sì. Ho voluto della pazienza. Bisogna aspettare. Aumenta la velocità di recupero dell'energia. Pesa un po' di più. Però proviamolo. Ora. Ok. Ma non è un trappolozzo di quelli micidiali, comunque si poteva leggere praticamente tutto. Quazzo, è importante. Dobbiamo solo riuscire a capire come cacchio salire là sopra. Ah.
Bastardo. E pezzo, mannaggia. Quelle cose che alla fine se non sai la prima volta ti fanno. Niente. Niente. Niente, ma è normale che niente. È un posto del cazzo, è un posto del cazzo dove la mia arma non ha attacchi praticamente. Che merda. Voilà! Madame Messia! Lama? Sega ossa? Sì, non è, questo potrebbe essere interessante. Ah, però va in forza pure lei. Mamma mia! Quanto grande! Bello bello! Bello bello! Ehi, bastardo. Preso di tutto qua. Ah, ma non ero dove... Ah, no. Minchia. Pensavo che ero... Dove ero salito, invece no. Quindi, vediamo un attimo. Madonna, ste trappole, oh. Mancano ancora quei due oggettini, quindi risaliamo. Ora qua, no? Sì, e poi... Che fa invece? Che cani del cavolo! E invece si va avanti, mi sa. Aspetta un attimo, non mi trovo prima qua sopra. Ah, immensa, immensa! Allora, vediamo dove eravamo andati. Tanto poi dobbiamo trovare il tipo che sta parlando. Ero passato di là, quindi adesso passiamo di qua. E niente, di là non posso andare. Vabbè, allora niente. Si sarà riposato il gatto, io non torno a vedere. No, non torno a vedere, affanculo. Sono di ferro. Lei sta messo peggio di me.
Oh, Arlecchino? Sono alto e orgoglioso da giovane e sfrontato. Un basso uomo e una volta indocchiato. Boh. Questo qual è? Basso e umile. Sei fastidiosamente bravo. Forse per il trono? Chiave della Trinità. Allora, io mo vorrei capire una cosa, no? Ste chiavi della Trinità. Ho trovato la porta. Mamma. Ce la facciamo saltare. Ho trovato pure la porta alla fabbrica. E alla fabbrica lui mi ha fatto il primo indovinello. Poi ho trovato la porta. Sì, poi ho trovato la porta nella cattedrale. Ma nella cattedrale non mi ha fatto nessun indovinello. Quindi è rimasta una porta delle Trinità alla fabbrica. Esatto, sì. E quindi io con l'unica chiave che avevo ho aperto quella alla cattedrale. Quindi o vado ad aprire quella alla fabbrica o trovo la porta della Trinità qua. Dai che fa, corre o no? Che dilemma. Situazione. Vabbè, zona abbastanza tranquilla comunque. Mi preoccupano quei due in realtà. Madonna, non così l'avessi fatto apposta. Tormento ergoradioso e fumo. Quei due sono un po'. Attenzione. Frammento di stella. Ma poi che cazzo era? Ah, però era un gatto. No, no, che gatto. Era un coniglio, tipo. Passo. Vabbè, niente, volevo provare a saltare, ma tanto sappiamo che non si può andare. Questa ossia del gambero, soprattutto essenza di piatti tipici di tratto. Quello è un nemico nuovo. No, madonna! Ma tutto a posto.
Carico. Vabbè, c'è bisogno di fare così però. Ma come fai a uscire da là, dai? Davide, ma dai, ma che fai? Ma che cazzo ha fatto? Coglione. Ah, gambero rosso. Ma pensate. Vabbè, dai, allora apriamo solo sto shortcut e poi ci vediamo del coglione. Solo che adesso siamo senza i ragazzi. Andate qua. Questa è quella difficile. No, no, no. Grazie mille, ma no. Non sento il pesantone. Eh no, infatti non c'è. Va bene, quindi immagino che possiamo anche un attimo direttamente di qua. Prendendo colpi perdo l'ergo. Minchia. Indovinello. Ma quanta strada ho fatto? Porca miseria. Devo capire se cacchio di cubo. Non ci sono più loro, non c'è più cazzo di nessuno. Rompi sto cazzo di equilibrio, no? Vai.
Ore. Lamento di stella. Lui si sveglia senza lei, non è la tempesta là fuori, non è la entrava luce neo per vedere una finestra. Un po' addosso che la sentivo ma non la vedevo. Qua ce l'esploriamo per bene. Vediamo un attimo solo se. Eccola qua. Ah, mamma mia, che giro della Madonna per arrivare qua. Olè. Intanto i ragazzini non li abbiamo trovati più. Vabbè. Adios, amigos.